Questo è esattamente mezzo jolly, questo qui. Vai via, ciao. Ciao. Cretina. Vi lascio con una domanda. Buongiorno ragazzi, come state? Scusate che mi metto gambe incrociate e prendo un mazzo di carte. Le Madison. Ve l'avevo promesso più o meno un mese fa che avrei fatto un altro Ask Jick. E oggi finalmente risponderò alle vostre domande. Questo periodo è un po' particolare perché esattamente 40 anni fa, adesso, mio padre era appena stato operato e ha avuto un'altra possibilità alla vita, mettiamola così. Quindi stiamo abbastanza festeggiando e sono dei momenti molto belli. Quindi scusate se non rispondo su Instagram o su Facebook o su altre robe, ma voglio godermi questo momento. Comunque, per questa cosa, per l'Ask Jack, io avevo anche in mente, cioè capite quanto sono serio, una sigla. Quindi fatemi sapere se vi piace. La musichetta secondo me è molto carina. Vado, vado. Jack, ci fai vedere un'altra anteprima del tuo mazzo? Se non puoi fa niente, ma quante copie farai in totale? Allora, sì, vi faccio vedere un'anteprima. Aspetta, farò esattamente 3000 copie. Questo è esattamente mezzo jolly, questo qui. Non posso farvi vedere di più. In che modo riesci a creare un rapporto da subito con gli spettatori nei tuoi Street Magic? E quanto tempo hai impiegato per riuscirci del tutto? Come sapete, io ho fatto esattamente 2 estati in giro per strada a fare magia tutte le notti, dalle 7 di sera alle 3 di mattina. E lì ho incontrato persone di tutti i tipi. Bene o male riesco a ricordare, conoscere quali sono le persone adatte e quali no. L'unica cosa è fare pratica, praticare, andare fuori, prendere il coraggio di andare a far magia alle persone. Ma anche vada ti dicono di no, che cosa possono dirti? Una cosa che sconsiglio tantissimo sono le coppiette. Esperienza di Jack, fidatevi. Cioè, qualcuno ti ha insegnato come andare in skate o hai fatto tutto da autodidatta? No, ho fatto tutto da solo, ma la maggior parte delle cose, anche la magia, io ho iniziato da solo. O a provare a suonare qualche strumento, io ho fatto tutto da solo. Ma io non so fare trick, non so fare nulla sullo skate, mi piace andare e basta. Perché è una storia incredibile, perché avevo venduto lo scooter e non sapevo con cosa andare in giro e la bicicletta sinceramente non mi andava di usarla, a piedi era troppo lento, quindi ho detto qual è un mezzo divertente? Lo skate. E io non sapevo andare, infatti cadevo anche per strada o beccavo i sassi, mi ribaltavo, ho fatto un milione di cadute. Ma è una cosa interessante perché se non sai fare una cosa la impari, cioè la vita, siamo qua per imparare. E la cosa bella è che tutto si può imparare, col tempo tutto si può imparare. Quindi se non sapete fare una cosa provatela e poi decidete. Qual è il motivo per cui hai scelto di integrare completamente la tua vita a, fra tante scelte, proprio la magia? Ma è molto semplice, perché mio papà una volta mi aveva detto: tu non hai manualità, non sai fare niente, quando facevo il meccanico. E per me quella frase è stata una sfida e ho detto: cavolo, qual è il mestiere più manuale? Uno che la manualità è tutto praticamente, il mago. E quindi era il mestiere più improbabile, capito? E ho scelto proprio quello. Sei entusiasta per la futura vendita del tuo mazzo? Farai raduni per firmarli? Sono molto, cioè è una cosa incredibile ragazzi, cioè essere sullo stesso scaffale di Daniel Madison o di altri è qualcosa di spettacolare. La cosa più bella è che l'ho fatto da solo. Non c'è network, non c'è agenzia, non c'è nulla dietro. Ci sono solo io e il mio mazzo di carte. E AssoK che mi dà una mano a venderlo, ovviamente, che mette a disposizione il suo negozio. È un traguardo veramente assurdo. Un mazzo di carte. Cioè, io l'ho disegnato. Cioè, sta cosa qua l'ho disegnata io. Ho voluto disegnare una cosa che mi ha cambiato la vita e ho rappresentato questo. Infatti, quando lo vedrete, all'inizio penserete: cavolo, che cosa strana. Poi ci ragionate su e dite: cavolo, in effetti. Farò mai dei raduni per firmarli? Beh ragazzi, in questo anno succederanno tante cose, spero. Però in questo momento me le godo, cioè non è che mi preoccupo del futuro. So solo che se l'evento a Perugia il 25 settembre va bene, se quell'evento lì va bene, ci saranno tante persone, a me daranno la possibilità di venire in quasi tutte le città d'Italia, capito? Una cosa che io da solo non avrei mai potuto fare, ovvero viaggiare per i centri commerciali, perché io non conosco, non mi contattano, e
se il primo centro commerciale andrà bene, per me inizia una nuova avventura, capito? Posso incontrarvi tutti, ma io lo faccio perché voglio incontrare voi, voglio parlare con voi, unire, diciamo, le distanze tra una telecamera e il vostro telefono, il vostro computer, e stare lì con voi. Quindi io spero che questa cosa si possa avverare. Stavo schiacciando una B nello stesso momento mi sono cadute delle sherry nella fontaine. Dio santo. Quale libro DVD consigli per imparare tecnico effetti? Ciao Riccardo. Io direi di andare su Tamariz, da Ortiz, Car College, Mark Wilson. Ragazzi, ci sono migliaia di cose. Basta cercare. Se una cosa ti piace, cerchi e la trovi. Tra 2-3 anni dove ti vedi? Ma ragazzi, questa è una domanda che dovete smettere di farmi, perché non ne ho idea. Io so che sto vivendo adesso, so che sono qui in questo momento, e non mi preoccupo del futuro, perché il futuro è una cosa insieme al passato. Sono delle cose che ti fanno star male nel presente, per una cosa che o è già successa o che deve ancora succedere. Non ha senso pensare tra 2-3 anni, non lo so. Io so che esisto ora e so che sto vivendo ora e so che sono felice ora e mi godo il momento. Se sono triste in questo momento, mi godo la tristezza. Se sono arrabbiato, mi godo la tristezza, perché tutto passa, tutto prima o poi passa. Anche la felicità passa, anche i bei momenti, tutto quanto scompare prima o poi. E perché non goderselo? Cioè, capito? Se tu passi la tua vita a pianificare la tua vita, non la stai vivendo, la stai pianificando, e quando la pianifichi non succederà mai ciò che hai pianificato. Quindi tanto vale prenderla per come arriva e semplicemente godersela. Quale credi sia la forma più grande di magia nella vita? Amore, ricchezza, fama? Probabilmente nessuna delle tre, perché la ricchezza, che cosa vuol dire la ricchezza? Ricchezza vuol dire soldi, vuol dire successo, vuol dire fama, vedi, sono tutte e tre assieme. Per me essere ricco vuol dire avere il dono di vivere, il dono di vivere bene, il dono di essere in salute, perché molte persone si dimenticano, ma qual è la cosa che metti al primo posto? La ricchezza e non la salute? L'amore verso chi? Verso me stesso, ok, verso gli altri piano, non so ancora amare bene me stesso, quindi figurati se riesco ad amare qualcun altro. La ricchezza non lo so, la ricchezza arriva, se ti fai il culo prima o poi i risultati arrivano, e la fama è una conseguenza, ma la fama non va mai ricercata, perché se tu cerchi la fama non la otterrai mai. La fama arriva quando meno te lo aspetti, però è un'arma a doppio taglio. Quindi io dico che non bisogna mai porsi degli obiettivi, bisogna semplicemente fare il meglio di se stessi ora, sempre. Volevo chiederti qualcosa di un po' particolare riguardo a quest'ultimo periodo. O abbiamo notato che la tua tipologia di trucchi video è diventata qualcosa di più spirituale e rilassante, ma allo stesso tempo fighissimo e intrattenente. E così io mi sbaglio? Ciao Daniel, non lo so, però mi fa piacere che l'abbiate notato, perché io ho completamente cambiato il mio repertorio grazie a Diego. E se queste cose vi piacciono, questi giochi quasi impossibili, questi miracoli, come dice Diego, vi rilassano, vi piacciono, vi tengono incollati, vi fanno dimenticare che stavate pensando a qualcos'altro e vi fanno semplicemente rilassare in quell'istante, per me è qualcosa di fantastico. Cioè, grazie che l'avete notato, grazie mille, cosa devo dire? Sei felice in questo momento, Jack? Felicissimo, te non hai idea di quanto cacchio sono felice, e me lo godo perché non so quanto dura. Hanno mai riconosciuto qualche tuo parente, tipo tua sorella? Grande Jack, mi saluti. Ciao Elettra. Chiara, ho una domanda per te. Bravissima, abbassati però. Mi hanno chiesto, siamo a fuoco, vero? On fire. On fire. Hanno mai riconosciuto qualche tuo parente, tipo tua sorella? Sì. Sì? Molte volte. Dove? Quando tipo faccio le file per i concerti. Mi sono a Milano, a Torino. Boh, basta. Sei più VIP di me. Vai via, ciao. Ciao. Cretina. Cosa ti ha spinto a cambiare il tuo canale da 90% tutorial o spiegazioni a quello che è oggi? Ma allora, io non ho mai fatto 90% tutorial. Facevo tutorial e anche spiegavo giochi quando ero un bambino, ma avevo 16 anni, era normale, era una cosa nuova, dicevo che figata. Molti tutorial li ho anche eliminati perché erano un po' esagerati. Le persone che mi criticano e dicono Jack spiega i giochi, i tutorial, qua di là, si dimenticano che esistono dei forum gratuiti che ci guadagnano anche sopra queste cose tramite pubblicità e robe e robe sotto che non voglio sapere, non mi interessa, e rivelano tutti i giochi DVD, anche atti di film, cose del genere. Quello è rovinare la magia, e quelli sono pubblici, sono davanti agli occhi delle persone, e io che insegno un gioco a delle persone che vogliono imparare, che non hanno la possibilità, vengo criticato e Jack spiega la magia, rovina la magia. Io credo che le persone che in questo momento stiano rovinando la magia sono quelle persone che si ritengono dei professionisti e sbagliano dei giochi semiautomatici. Io penso che poi
criticare una persona semplicemente quando sei al suo livello. Ma se sbagli un gioco semiautomatico, probabilmente la risposta arriva da sola. Comunque, ho cambiato lo stile di video, lo stile del canale, semplicemente perché mi piacciono di più questi video. Insegnare la magia è qualcosa che mi piace fare. E se piace anche alle altre persone, è qualcosa di guadagnato. Poi, ovvio, io insegno le tecniche come io le eseguo, come io le ho inventate, come io le ho riadattate a me stesso. Se esistono già, do sempre i crediti, ma non sono giochi da palcoscenico, non sono atti, non sono routine da concorso. Quindi fatevi meno paranoie. Quando uscirà il tuo mazzo? Il 2 ottobre, ma non ditelo a nessuno. Oh, Hyde che mi fa una domanda. Ciao Jack, nonostante tu sia già a buon livello e abbia già molte soddisfazioni nella tua carriera magica, cosa vuoi fare nella magia in futuro? Allora, non lo so, come ritorno a prima, non lo so, io so che la magia è adesso e me la godo. In futuro potrà accadere di tutto, non ne ho la minima idea. Però torno all'inizio, nonostante tu sia già a buon livello, io non sono al buon livello, io sono appena all'inizio, ho appena iniziato a fare magia. C'è un mondo davanti, questo è semplicemente l'inizio. Cosa pensi sinceramente del cardistry? Penso che sia una grandissima figata che mi piace guardare. Io non so fare cardistry, però mi piace veramente tantissimo da vedere. Però lo adoro, cioè mi piace un casino. Lo ritengo abbastanza difficile anche da fare. E non mi piacciono quelle persone, per loro il cardistry è tutto e la magia fa cagare, esiste solo il cardistry, chi fa magia è una merda. Ecco, quelle persone lì non mi piacciono tanto. Perché se puoi avere sia magia che cardistry, perché non apprezzarli tutti e due? Mi sa che ho parlato troppo. E vi lascio con una domanda. Provate a scrivermi una cosa che vi ha cambiato la vita, anche una brutta esperienza. Scrivetemela nei commenti qui sotto, io me le leggo tutte. E poi fate un altro esperimento. Prendete un foglio di carta, scrivete la stessa identica cosa e mentre la scrivete provate ad ascoltarvi, vedete che cosa succede. Cioè, siate lì in quel momento mentre la scrivete. E se è una cosa brutta, se è un qualcosa che vi fa rabbia, una cosa che vi fa nervoso, provate a bruciare il foglio. Fatemi sapere che cosa è successo. Ciao!